Nel 2012 ho ricevuto una disdetta senza preavviso dall'azienda per cui lavoravo. Io faccio l'agente di commercio e nel 2012 mi hanno disdettato il contratto venerdì, decorrenza lunedì successivo. Quindi di seguito cosa è successo? Lei si è rivolto a un avvocato. Mi sono rivolto ad un legale per cercare di recuperare le mie provvigioni e le indennità che mi spettavano. Purtroppo la prima udienza è stata fissata 2 anni dopo, quindi nel 2014, e dopo la prima udienza il giudice ha fissato la successiva udienza al 2017. Allora, lei mi diceva prima che in pratica la ditta per cui lavorava non voleva concedergli le provvigioni che le spettavano. Quindi cosa succede? Voi fate il ricorso dicendo che in effetti a lei spettavano queste provvigioni e la ditta che cosa gli risponde? La ditta risponde che non mi doveva nulla perché loro avevano fatto un recesso lecito, in quanto non, secondo loro non essendo stato raggiunto il budget, potevano fare un recesso immediato dal contratto, cosa che in realtà non è vera perché mi devono comunque riconoscere le mie provvigioni e le indennità che mi spettano. Lei diceva che aveva lavorato per questa ditta come agente di Agente di commercio, commercio, ma sì. anche come responsabile Anche come di responsabile di filiale. Sì, loro avevano aperto nel 2006. Che io ho iniziato a lavorare con loro nel 2006. filiale. Ditta si chiama? E La ditta si chiama Elmat S.p.A. di Padova. si occupa di Si cosa? occupa di distribuzione apparecchiature che lavorano nel mondo informatico, telecamere a circuito chiuso, cablaggio strutturato. Ho capito, quindi dicevamo, lei ha fatto anche responsabile di filiale. Sì, ho fatto la responsabile di filiale, non mi ricordo se 3 o 4 anni successivi. Poi loro la filiale l'hanno chiusa, quindi io ho chiesto il compenso di responsabile di filiale per gli anni in cui l'ho fatto. E non è stato mai No, 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 riconosciuto. hanno rigettato questa richiesta. Noi in realtà abbiamo proposto un accordo che veniva fuori dal calcolo dei compensi che venivano fuori dall'indennità che mi spettavano legata al fatto che loro non mi hanno dato nessun preavviso, dall'indennità di mancata di clientela e tutta una serie di cose. E in più abbiamo calcolato l'attività incasso, perché io gestivo anche gli incassi per conto loro, Sì. e l'attività di responsabile di filiale. Abbiamo fatto un forfè, abbiamo detto guarda, dateci questa cifra e la cosa la chiudiamo qua. E loro hanno risposto proponendoci l'1% di quello che avevamo chiesto. Ho capito, a questo punto vi siete rivolti al Tribunale del A questo Lavoro. punto ci siamo rivolti al Tribunale del Lavoro e il Tribunale del Lavoro ci ha fissato la prima udienza nel 2014, cioè Cos'era 2 anni successo dopo. in questa udienza del 2014? È successo che praticamente il mio avvocato ha chiesto al giudice di far emettere un provvedimento che quantomeno mi riconoscesse le cifre che loro dai documenti non contestano. E questo sempre, sottolineo, viene fuori dai documenti che abbiamo presentato nel fascicolo. In realtà l'avvocato della controparte a voce ha detto no, no, in realtà noi contestiamo tutto, cioè perché il giudice ha avallato l'indicazione dell'avvocato della controparte. Ma la cosa più grave è che ha rimesso la seconda udienza al Quindi lei fino al 2017 non sa se questi soldi le spetteranno 2017. Non so se mi spetteranno, ma qualora mi dovessero spettare non so neanche se esisterà ancora la ditta nel 2017. mai. Non ho capito, perché la ditta è in difficoltà economica. E oggi come oggi tutte le ditte sono in difficoltà economica. Io non so se questi qua poi spariscono dopo 3 anni e io mi ritrovo con una sentenza a mio favore senza avere i soldi in mano. Quali disagi ha avuto a causa di questi mancati pagamenti? Ma i disagi che ho avuto sono stati enormi perché praticamente io, in virtù di quelle che erano le mie entrate, che ripeto mi sono venute a mancare dall'oggi al domani, avevo preso degli impegni con delle ditte, in quanto io ero in una fase di cui stavo costruendo un immobile, e avevo preso degli impegni con delle ditte che poi giustamente non ho potuto più rispettare. Devo coprire dei mutui, ho dei prestiti che ho fatto per fare questo immobile e quindi questa cosa qua mi ha creato dei problemi non indifferenti. Quindi lei ad oggi sa che avrà delle risposte solamente nel Ad 2017. oggi io so che il giudice mi obbliga ad aspettare il 2017.